Amici di Ciao Como, buongiorno. Oggi vi presentiamo una mostra che è una rassegna, meglio, che ci svolgerà all'Ario Fiere a Erba al 21 di maggio ed è organizzata dalla Compagnia delle Opere. Proprio per questo oggi Dionigi Gianola, il direttore della Compagnia di Como, Lecco e Sondrio, è venuto qui a trovarci negli studi di Ciao Como e quindi presentiamo con lui proprio questo evento. Si chiama Expandere, giusto, direttore? Buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi spettatori. Sì, Expandere è una giornata di lavoro che organizzeremo per il 21 maggio all'Ario Fiere a Erba. Sarà una giornata di lavoro in cui parteciperanno circa 500 aziende del territorio di Como, di Lecco, di Sondrio e di Monza e Brianza. Tutte queste aziende sono le aziende tipiche associate a Compagnia delle Opere, quindi di diversi settori e di diverse dimensioni. Expandere sarà un po' l'open day della Compagnia delle Opere, verterà sostanzialmente su due fronti particolari. Innanzitutto darà la possibilità alle aziende di fare un B2B e quindi di conoscersi fra di loro per sviluppare relazioni, rapporti e business tra di loro. Nella giornata organizzeremo anche 18 workshop di alto livello, aventi contenuti diversi dal tema dell'internazionalizzazione, al tema dell'innovazione, al tema dell'accesso al credito, insomma a tutti i temi e gli argomenti che possono aiutare l'imprenditore nel loro fare impresa quotidiano. Beh, insomma, sicuramente è un aspetto molto importante questo e soprattutto lo ripetiamo magari proprio in questo momento di crisi. Direttore, chi magari è incuriosito da queste sue parole volesse partecipare, ha ancora tempo, fa ancora tempo a partecipare, si può iscrivere ancora? Assolutamente sì, può contattare direttamente le sedi di Compagnia delle Opere di Como, di Lecco, di Sondrio in questo caso, oppure accedere direttamente al sito www.expandere-alta-lombardia.it dove trova tutte le informazioni del caso. Quindi lo ricordiamo ancora, l'appuntamento è per il 21 di maggio, l'Ario Fiere a Erba, le aziende del nostro territorio, ma anche quello appunto di Lecco e di Sondrio, territorio estremamente vasto, nonché Monza Brianza, quindi direi ci sarà davvero tantissima gente, tanti operatori che si potranno anche confrontare, no, su questo momento abbastanza difficile, direi un po' per tutti, generalizzato. Assolutamente sì, anche perché sarà l'occasione tra gli imprenditori di confrontarsi tra di loro e è proprio vero che poi mettendo insieme più idee anche l'imprenditore riesce a prendere le decisioni migliori per la propria azienda. Bene, direttore, grazie, buon lavoro e una risentirci a presto. Grazie a voi.